su, senza su, su. Cuore. Salvini, senza cuore. Corina e Riace. Grazie. Si sono ritrovati questo pomeriggio mano nella mano in Piazza Carlo Felice a Torino per la camminata contro il razzismo. Alla mobilitazione cittadina, oltre all'assessore regionale alle pari opportunità Monica Cerutti, abbiamo incontrato il suo collega alle pari opportunità al comune di Torino, Marco Giusta. Torino si è mobilitata per dire no al razzismo, assessore. Ma io credo che essere qui oggi sia fondamentale da parte di un'amministrazione, visto quello che sta succedendo a livello globale con i fatti in Nuova Zelanda, ma anche quello che sta succedendo in Italia con il rancore che arriva dalle nostre comunità e in qualche maniera coinvolge anche due, tre giovani musulmane con il velo sui nostri mezzi pubblici. Quindi è sempre più importante e fondamentale ricordare che il rispetto delle persone umane, il rispetto dei diritti di tutti, il rispetto della civile convivenza deve essere un motore di qualunque civiltà e di qualunque amministrazione. Oggi siamo in piazza con chi è a rischio di discriminazione, con chi ha paura in questi momenti, e vogliamo ricordare ancora una volta che l'istituzione è a fianco di tutte e di tutti e non si tira indietro, ci mette la faccia e scende in piazza da chi, dalla parte di chi è più debole. Ma il clima, io sono molto sincero, a dire la verità credo che noi viviamo in una situazione in cui c'è un razzismo diffuso di cui non ci rendiamo nemmeno più conto, ed è un razzismo che in qualche maniera condiziona le nostre scelte, condiziona anche il modo in cui guardiamo la società e condiziona anche le cose che decidiamo di approfondire, di mettere sotto focus, sotto analisi. Questo razzismo che ci portiamo dentro in qualche maniera ce ne dovremmo imparare a riconoscere e liberare, e da questo i passi come la giornata di oggi, ma anche le altre iniziative a carattere culturale e soprattutto a carattere comunitario, cioè quelle in cui stringiamo maggiormente i legami di una comunità tra persone, tra storie di vita, tra mamme, papà, bambini e tutti coloro che fanno parte di una grande famiglia, sono i veri antidoti proprio per resistere alla paura e all'ignoranza e alla discriminazione. L'unica razza che conosco è quella umana. La rete è nata 5 anni fa per un appello che io e altri gruppi l'abbiamo fatto per chiamare la cittadinanza, perché quel momento era dopo il fatto che è successo Charlie Hebdo, che si parlava soltanto tutti musulmani, tutti i neri sono terroristi, e quindi a noi non ci piaceva questa etichetta che ci hanno messo, e quindi è stato fatto l'appello. E siamo venuti in tanto massa con associazioni, diverse associazioni della città, diverse praticamente GGL, CISL, UIL, tutti quanti, e abbiamo creato finalmente questa rete che è nata proprio poco prima di 21 marzo. E prima volta che siamo usciti 5 anni fa era giornata come 21 marzo contro discriminazione, e quindi noi siamo contro ogni cosa che crea discriminazione, ogni cosa che ha xenofobia. Noi vogliamo che la cittadinanza diventa cittadina plurale, tutti noi, perché siamo uguali, non dobbiamo guardare i colori diversi, ma tutti siamo razza umana, un'unica razza umana. Alla manifestazione promossa dalla rete 21 marzo anche un gruppo di anarchici che hanno contestato gli enti che hanno fornito il patrocinio a questa manifestazione per parlare di un ragazzo recluso al CPR, Tomi. La bella faccia dopo lo sgombero del MOI, addetta alle politiche sociali, ai rapporti con le ASL
e all'immigrazione. Ecco, sapete cosa ci ha risposto lì? Che se questo ragazzo schiattava, la colpa non era loro, ma dei medici. E c'è stato un rimbalzo di responsabilità continuo. E questo ragazzo è stato trasferito al CPR di Bari, che è un centro punitivo. Dove passiamo? Scusate.